Ok, grande Marco, finalmente ce l'abbiamo fatta fra i miei e i tuoi impegni, ci siamo Vero. riusciti a incastrare. Allora, innanzitutto sono molto contento di averti qua con me, poi avrai modo adesso di presentarti, comunque sei uno dei miei clienti che diciamo sta seguendo la mia consulenza del programma Boom Cardio e insomma hai perso 10 kg in veramente pochissimo tempo dopo tanti fallimenti, tanti momenti di difficoltà. Ma soprattutto la cosa che è più assurda di tutti, perché lo dobbiamo dire, che ti alleni a casa, non vai in palestra, non Certo. fai diete folli e soprattutto vieni da dei momenti anche, insomma, di difficoltà anche lavorativi, perché comunque sei costantemente sempre impegnato. Certo. E ho detto, devo far raccontare a tutti questa storia perché è incredibile, anche perché poi sulla community e quant'altro sei sempre attivo su tutti i nostri canali, quindi mai ti conoscono tutti i clienti, quindi veramente sei uno dei nostri pezzi, diciamo, no, i nostri pezzi più forti. Dai, Grazie. Marco, racconta un pochino cosa è successo, come ci sei riuscito e soprattutto quali sono state, I punti diciamo. fondamentali, diciamo, ecco. Esatto. Vai, ti I lascio punti parlare fondamentali. a te. Sì, innanzitutto sono Marco, tanto mi conoscete già tutti, perché sono quasi sempre presente e mi occupo di edilizia, quindi sono sempre in giro, anche siccome faccio il tecnico, sono sia sui cantieri sia negli studi, non ho mai, diciamo, orari fissi, sono sempre anch'io, essendo libero professionista, in giro e non ho, diciamo, un orario dove inizio la mattina e finisco la sera. Quindi, però, è un altro di quegli obiettivi che sto tentando di raggiungere con la libertà finanziaria. Quindi, siccome per essere libero finanziariamente devi stare anche bene, comunque fisicamente, per far sì che con la testa ci sei e sei operativo. Diciamo che il fisico e la mente devono essere in uno stadio ottimale. E quindi ho deciso di riprendere e mettermi un po' in forma, visto che arrivo da questa situazione dovuta a un passato un po' da imprevisti lavorativi, familiari, così, e ho messo su un po' di peso, diciamo. Quindi ho lasciato andare un po' le attività che facevo prima. E mi piacerebbe riprenderle, quindi sia l'aspetto comunque del calcio che della corsa, e per riprendere tutto ciò devo essere un po' in forma fisicamente. Diciamo che per fare anche un po' di fiato devo mettermi prima in forma mentalmente, fisicamente. Quindi ho iniziato il percorso. Prima seguivo le dirette, diciamo, poi ho preso Boom Cardio, mi sono iscritto alla community, poi ho preso un altro che si Programma chiama Addominali a la tartaruga. tartaruga che ho detto qua lavoriamo adesso sulla planetina e Ecco, poi quando sarà quello non l'ho ancora iniziato, perché quello però ce l'ho lì. Perché dove sta, ma ho quando ti detto, dico sì arriverà a un certo punto che dovremo fare lavori di finizione, quindi ci sarà. no, perché siccome poi lo sai anche tu meglio di me, quando ci sono le opportunità bisogna prenderle al volo. E siccome ho visto che c'era questo corso a un prezzo strepitoso, non me lo sono fatto sfuggire, perché magari un domani sarà un prezzo più alto e quindi bisogna prenderlo subito. Ma E poi quindi diciamolo, scusami se ti interrompo, quando si investe su se stessi è il migliore investimento in assoluto, perché quando infatti, e investi le su persone più intelligenti decidono velocemente. un'altra cosa molto importante. E quindi niente, poi ho iniziato il percorso appunto con te, con Anna, che mi segue, anche se ecco, ho perso un po' di chili, logicamente, dall'inizio una decina, anche qualcosa prima che iniziassi il percorso con te, perché ho ripreso a fare almeno qualcosa e quindi un piccolo risultato l'ho visto anch'io, no? Logicamente. Però durante le feste di Natale, diciamo, non ho seguito il discorso diete e quant'altro, perché mi piace anche divertirmi un po' e godere un po' della vita. Non devo essere la persona che si mette in testa e seguire le cose, diciamo, proprio come uno svizzero, anche se abito vicino qua alla Svizzera. Io sono più italiano. Dimmi E dove quindi ho stai, deciso, Marco? provincia di Como, Ok. a confine con la Svizzera, proprio a 2 km il confine, diciamo. E quindi in un attimo, 15 minuti sono a Lugano, tanto per farti capire. Ottimo. E quindi ritornando a Bomba, ho iniziato il percorso e ho
ripreso, ma soprattutto ho fatto delle cose che non avevo mai fatto, diciamo, a livello fisico. Facevo qualcosa quando giocavo a calcio, ma non era nessuno di quegli esercizi che facevo era o comprendeva questo sistema, questo protocollo che hai fatto tu. Quindi per me era un po' nuovo, al di là degli esercizi di skip, di calciate, queste qua che facevamo, però ero giovane, quindi non li sentivo come li sento adesso. Ma la cosa più importante, oltre diciamo, la fatica dell'allenamento, tra virgolette, più che la fatica è l'intensità, ecco, è la programmazione mentale che avviene a riprendere a fare tutto questo discorso. Quindi, magari una persona che non fa niente come facevo io, aveva difficoltà a fare il primo passo. Perché appunto doveva andare in palestra, doveva incominciare, non sapeva mai come fare, come non fare. Invece, trovare una persona che ti ha seguito e degli step da fare mi ha permesso di ricominciare e nel caso dovessi rifermarmi, so che posso riprendere ancora. Quindi, perché ho già fatto un percorso e so che lo posso rifare, ricominciare, migliorare e integrare con cose nuove. Quindi soprattutto la parte mentale è fondamentale, che mi è piaciuta, e poi la community dove ci si allena insieme, poi si ride, si scherza. E poi ci Ottimo. sono tanti professionisti che ti accompagnano in questo viaggio, diciamo. Ma perché fondamentalmente quello che secondo me è sbagliato in Italia è proprio questo, che tutti gli allenatori dicono metodo di allenamento, alimentazione, sempre le stesse tante cose, però poi il 90% delle persone molla nelle prime 12 settimane perché si è andato da solo, perché si è frustrato, perché comunque pensava che era più facile e soprattutto poi sei da solo quando fai le cose. Quindi Certo. questo è il modo anche di parlare, conoscerti con altre persone, avere a che fare con delle persone che stanno facendo un percorso insieme a te, è completamente un'altra cosa. Quindi mi Infatti. fa piacere che condividi tutte queste cose perché fondamentalmente è proprio la base del programma Era di Più, cioè proprio di tutta l'azienda Era di Più. Poi ci sono più programmi, c'è il club, c'è il videocorso, ci Certo. sono le consulenze, ognuno a sé. E quindi, però la base è questa, quindi ottimo, io veramente sono molto grato di tutto quello che hai Grazie a appena voi. detto. Com'è? Grazie a voi. Ma va, grazie a te, perché noi, guarda, credimi, facciamo il 20%, io continuerò a dire all'infinito, l'80% poi lo fa il cliente, però un conto è prenderlo, abbandonarlo e metterlo lì, un conto è dargli continuamente stimoli, motivazione, Certo, ma ecco infatti la cosa la verità. importante che della community è la vocina nella testa che se non ti fa fare, diciamo, l'azione oggi, non te la fa fare domani. Rimanendo nella community e quello che è l'ambiente potenziante, prima o poi te la fa fare. Quindi è un discorso fondamentale per chi vuole incominciare o riprendere un'attività. Logicamente il mio obiettivo adesso è buttare giù peso e rimettermi un po' più in una forma agile. Dopo, come mi dici tu, parto con la tonificazione e quello che sarà la definizione, giusto? Assolutamente sì. No, Diciamo che adesso ho messo solo massa. no, le vado tanto grasso, l'ho visto anche con le percentuali. Devo delineare. Grande, grande. No, comunque sicuramente non hai perso il tono muscolare, questo sì. No, Questo quello no. grande. Va bene, Marco, io ti ringrazio della tua testimonianza, sei veramente un grande e poi le faremo una seconda e vedremo quali sono stati i tuoi risultati. Certo. Non vedo l'ora che fai un corso di tantra yoga. Quello lo sai che non lo faccio io, lo sai benissimo, quindi non capisco perché me lo chiedi a me. Lo so, perché dovete sapere, per chi vedrà questo video, che c'è una istruttrice che è Marco, gradisce molto, comunque è un piccolo particolare, così, va bene. Ciao. Fammi sapere, Peperina. Ciao, grande. Ciao.